Now my lonely days are gone, and I can smile again. It's all because of you, baby. I feel like I can breathe again, 'cause you're my lover and my friend. It's all about you. Buonasera amici di TV Parma e bentornati su TV Volley. Questa sera siamo a Fontanellato per la 12ª giornata del campionato B1 femminile. Kiwi Terraverdiane affronta qui in casa il Casale Monferrato. Una partita sulla carta semplice, anche perché Casale Monferrato è all'ultimo posto in classifica a 0 punti, quindi dovrebbero essere 3 punti scontati, però nella pallavolo, come sapete, mai dire mai. Poi soprattutto il Terraverdiane avrebbe tutto da perdere da questo incontro, quindi comunque servirà concentrazione. Probabilmente se ci sarà l'occasione scenderanno in campo anche le seconde linee, le ragazze comunque sono a disposizione. L'unica è Margherita Fabri, che ha risentito in settimana di un problema alla schiena, ma comunque è tutto ok, quindi state con noi e andiamo in campo a vedere questo match. Partenza perfetta per il Terraverdiane, che mette subito un solco profondo di distanza sulle avversarie. Al secondo time out tecnico il Kiwi è avanti 16-4 e coach Botti inserisce Perini al palleggio per Fagioli. Il set così scivola via per 25-8. Il divario tecnico tra le due squadre è tanto. Il Kiwi gioca in scioltezza anche questo secondo set. In evidenza Melegari e Rania, positive in attacco. Il Kiwi vince agilmente anche il secondo set per 25-14. La musica non cambia anche nel terzo set. Sestini al centro non trova avversarie e molto bene anche l'ingresso di Tacchini, impiegata in seconda linea. Partita semplice, comunque importante per il Kiwi, che vince anche il terzo set per 25-15. Premio Satisfaction, miglior giocatrice dell'incontro, è la numero 6, Anna Melegari. Il capitano Valentina Rossi consegna l'incasso della giornata a favore di Noi per Loro di Parma. Siamo con Anna Melegari, premio Satisfaction miglior giocatrice quest'oggi. Complimenti Anna, dici qualcosa di questo incontro. Allora, innanzitutto grazie per la miglior giocatrice. E diciamo che è stato un incontro abbastanza difficile, in quanto non dovevamo abbassarci al loro gioco, però i risultati sono stati dei migliori, e quindi brave ragazze, brave tutte noi, diciamo. Quindi adesso avanti così, la prossima settimana ci sarà una trasferta, comunque difficile, quindi bisogna continuare a far punti. Certo, bisogna essere concentrati, sta concentrati fino a sabato prossimo, perché è una partita molto difficile e quindi speriamo bene. Eccoci con Micaela Perini, quest'oggi nel ruolo di palleggiatrice. Come ti sei trovata in campo? Molto bene, nonostante una partita un po' strana perché ho tanti errori, però sono contenta che Marco mi abbia dato questa opportunità di giocare. Poi ho fatto un case che era da un po' che non lo facevo, quindi è andata bene, dai. Infatti mi hai rubato la domanda, sei tornata all'ace quest'oggi, quindi sarai molto contenta. Sì, dai, abbastanza. Si chiude con questa semplice vittoria questa puntata di TV Volley, altri 3 punti in classifica importanti. La settimana prossima
ci sarà la sosta, quindi si ritorna in palestra per il campionato il 29, ci sarà la trasferta a Cadelbosco, quindi una partita difficile che sarà poi l'ultima giornata del girone di andata. Quindi noi ci vediamo fra 2 settimane, Paolo Frigeri e Sergio Giatti le riprese, arrivederci a tutti.